Ciao a tutti ragazzi, bella e bentornati in questo nuovo video. Oggi vedremo un video particolare che interessa a molti di voi. Vi ricordate tutti del famoso tool, un ban, quello che misi un paio di settimane fa? Ecco, abbiamo sviluppato una versione non avanzata, avanzatissima, in grado di poter sfornare la bellezza di 2C da botta. Voi direte, che vuol dire? Ve lo spiego io. Il vecchio tool era in grado di fornire un console ID e praticamente quando era bannato noi del team lo andavamo a sostituire praticamente. Adesso abbiamo praticamente fatto una versione nuova che si chiama versione VIP, chiamiamola così dai, che praticamente è in grado di dare 2 CID. Quindi vi faccio un esempio: se voi, che ne so, avete un console ID bannato dei due, magari lo andate a sostituire. Quindi praticamente è lo stesso tool, però versione VIP più avanzata, in grado di poter dare 2 CID. Quindi se voi avete difficoltà ad andare online, potete usare il secondo CID, dato che molti di voi che mi avete chiesto il tool e che lo avete acquistato mi avete sempre detto ma un CID è bannato, non posso fare niente. E noi raga abbiamo provveduto all'istante, infatti abbiamo aggiunto 2 CID in questa nuova versione premium. Ovviamente essendo 2 CID, la versione VIP rispetto alla premium, che era quella di prima, avrà un costo più elevato. Poi al massimo vi dico tutto quanto, come al solito in descrizione vi faccio sapere tutto. Quindi ragazzi, andiamo a vedere come funziona e che cosa fa, più o meno come quello precedente. Allora ragazzi, vi ho messo questo fantastico tema di GTA 5 sulla PlayStation, che a me piace davvero tanto, è una delle più belle che sono riuscito a trovare, quindi poi metterò comunque di andare in descrizione come al solito. Vabbè ragazzi, quindi andiamo a vedere. Questa è la versione VIP, come abbiamo già detto prima, del tool Lumbani. Quindi cosa fa questo? Allora qui metterete il vostro IP. Per prima cosa voi metterete l'IP, poi sceglierete il console ID che voi volete settare, quindi il numero 1 o il numero 2, e poi farete un ban PS3, quindi come alla vecchia maniera. Perché adesso praticamente la connessione è cambiata, dovete mettere l'IP qui dove vedete che è coperto, perché ovviamente c'è il mio IP per motivi di privacy, non posso far vedere nell'IP nel console ID, e quindi poi la PlayStation comunque andrà online. Adesso vi faccio vedere. Se io vado a fare l'accesso, dice che è bannato, no? Cioè che il mio console ID è fottuto. Quindi noi scegliamo il console ID numero 1 e facciamo un ban PS3. Il programma ci avvisa che il software è stato collegato e ci dà un avviso che il tool, che il console ID è stato settato. Infatti io ho coperto comunque, però adesso andiamo e vi faccio vedere che la PlayStation andrà online. Comunque, come al solito sul programma ci esce un avviso che noi abbiamo 60 secondi per andare online, perché ci sarà lo spoof automatico. Quindi vedete, siamo online. Niente ragazzi, questo quindi era il primo console ID, quindi quando lo scadere dei 35-34 secondi sapete già che il console ID verrà settato con 32 zeri per evitare ulteriormente il ban. Adesso vi faccio vedere anche il secondo, che è la stessa cosa. Allora raga, io intanto ho settato un console ID bannato al volo per farvi vedere che se noi proviamo di nuovo ad accedere, così faccio vedere a tutti e due, ci dà nuovamente che il console ID è bannato. Quindi dopo aver visto il numero 1 vediamo il numero 2, che noi faremo quindi la stessa cosa, un ban PS3, e poi ovviamente ci setterà il console ID e potremo andare online. Ovviamente qui ragazzi c'è la sezione chat, che ovviamente i membri che avevano acquistato la versione premium conoscono già, e il ban report, che apre la nostra pagina Facebook per comunque dire tutti i console ID bannati e se ci sono problemi di varia natura. Quindi vediamo anche il secondo. Come al solito ci dà l'avviso che la PlayStation 3 è connessa, e dopo ci esce il secondo avviso che sia sul computer sia sulla PlayStation che abbiamo 60 secondi per andare online e che il console ID è stato settato. Vabbè, quindi sul computer facciamo ok, e adesso accediamo anche da qua col secondo console ID, aspettiamo, e come per magia andrà online. Quindi ragazzi, ecco qua, come vedete anche il secondo console ID funziona. E niente ragazzi, io vi ho fatto vedere quest'altro bellissimo programma. Quindi adesso ricordatevi che abbiamo a disposizione ben due console ID
Quindi se uno è bannato potete benissimo usare l'altro. E se tutti e due sono bannati provvederemo subito a cambiarlo e a metterne due nuovi. Quindi ragazzi, io posso soltanto dirvi di lasciare un bellissimo mi piace se il video vi è piaciuto. Mi raccomando, continuate a seguire sia me sia il PS3 Crack Team, perché noi sicuramente non ci fermeremo qui. Noi ragazzi ci becchiamo alla prossima e tanti saluti ragazzi.